Oggi abbiamo pensato di ricordare l'8 marzo, quello che accadde appunto nel 1908, con un aperitivo musicale. Si può dire, ma non fu una festa, in quel momento 122 nonne furono appunto uccise in modo crudele. E oggi allora perché noi facciamo festa? Facciamo festa perché invece da quel giorno la strada percorsa dalle donne è stata importante, tante battaglie sono state vinte. Oggi voglio che sia la festa dell'unione, della consapevolezza che insieme possiamo farcela, della gioia anche della strada già percorsa insieme, ma anche della speranza che la strada che ci attende sarà una strada percorsa attraverso delle consapevolezze maggiori, quindi insieme potremmo raggiungere il traguardo, quindi volare lontano, volare libere insieme noi donne. Grazie.